di fatto l'unica cosa che hanno detto è che loro apriranno una disponibilità per 10-15 persone che vogliono trasferirsi al centro televisivo. Non si sapeva, era normale. È questo, in estrema sintesi, l'esito dell'incontro richiesto dall'azienda Spirale nella sede di Lucca di Confindustria, al quale erano stati invitati i rappresentanti sindacali e le RSU interne allo stabilimento di Monzagrati. Un'offerta, se così può essere definita, che era già nell'aria da qualche giorno, ma che rappresenta solo l'inizio di una trattativa tra lavoratori e azienda, da quando è stata avviata la procedura di licenziamento per i 42 operai e operaie dello stabilimento nel comune di Pescaglia. Un'apertura che è stata giudicata ridicola sia dai sindacati che dagli stessi lavoratori, ma che per adesso è l'unica sul tavolo delle trattative. Perché noi lo sappiamo che sangue ci abbiamo detto, denunciando anche a ore per la nostra famiglia. Abbiamo levato dell'oro al nostro figliolo, abbiamo levato dell'oro alla marito, alla casa, alla famiglia, e questo è stato ringraziamento. Intanto i lavoratori hanno deciso di sospendere momentaneamente lo sciopero e di ritrovarsi in assemblea le ultime due ore del turno di venerdì. Nella stessa serata si svolgerà, in un capannone adiacente allo stabilimento di Monzagrati, un consiglio comunale straordinario, al quale parteciperanno anche le amministrazioni degli altri comuni interessati e i parlamentari della nostra provincia, e che Noi TV seguirà in diretta con una puntata di speciale Dido. Lotta!